piacere. Io in quelle poesie che ho scritto, mi sono prolungato perché sarebbe diventato noioso, qualche cosa non ho messo di importanza. Quando io dico che sono nato in una famiglia contadina che si era 17 persone, addirittura quando sono nato io nel 1927 c'era 21 un reggimento. Però non dico altro. Ho detto che non sapevo un gabinetto, quello voglio dire, era una cosa che vuol dire su tutte le tante persone, ma non sapeva neanche la corrente e se andava a prendere l'acqua a una distanza notevole con le mezzine, che considerate voi altri quello che era. Poi non ho detto di quel passaggio di fronte dove Dio è passato. Ho rischiato la vita, do solamente una piccola sintesi. Basta dire che io sono passato in mezzo ai tedeschi che erano tutti così, con la cesta piena d'armi nelle spalle. Il che è successo prima e dopo, ora non ci posso mettere a che si comunque a. Ma io posso dire che sono stato 2 volte a Bordella a prendere il sale in bicicletta, ma con le biciclette di allora, con le strade di allora, con ponti tutti rotti, in condizione disastrosa. Ho detto a Volterra, io sono andato a Pomarancia, vicino ad Adarello, ci dormivo negli stalli, non è che si andava all'albergo a dormire, sia chiaro, andare ora. E quello che ci è capitato nell'andata e ritorno sarebbe da fare un film, quello di Benigno.